Benvenuto a TG Sadi, venerdì 25 novembre. Anziana muore carbonizzata a Piaggine, è stata avvolta dalle fiamme, sprigionatasi dal caminetto ha perso la vita l'89enne Maria Bruno. I vicini sono stati i primi a dare l'allarme quando hanno visto il fumo uscire dalla casa della signora. Palinuro, moto si schianta contro Fiorino, 17enne in prognosi riservata. Il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Vallo della Lucania, sul posto i carabinieri della stazione di Centola che indagano sulle cause dell'incidente. Logo di Salerno Russo, De Luca paghi di tasca sua. Il centrosinistra si occupa di dare risposte concrete ai cittadini, invece di continuare a disperdere energie nel tentativo di sollevare il problema della presunta incompatibilità del presidente Cirilli. Al sindaco De Luca solo un suggerimento: paghi lui la parcella di Vignelli e lasci alle casse del comune 200.000 euro, così il coordinatore della PDL. Rubano ferro da un terreno, due uomini in manette a Bracigliano. I responsabili sono stati intercettati da una pattuglia mentre tentavano di dileguarsi a bordo di un'auto. La refurtiva del valore di 500 euro è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. Il veicolo è stato sequestrato. Cede hashish dal camion, arrestato autista di Pagani. Il giovane a bordo del proprio autocarro è stato notato mentre si affiancava ad un altro camion in modo da far corrispondere i due finestrini lato guida per consegnare un pezzo di hashish dal peso di 2 grammi. Da Punta Licosa a Castellabate con Linea Blu. Domani alle 14 Donatella Bianchi condurrà i telespettatori alla scoperta del paesaggio e delle tradizioni profondamente legate al mare di una delle località più belle del Cilento. 25 novembre, 7 donne africane rifugiate in visita a Palazzo Sant'Agostino. Usa le mani solo per regalarle un fiore, il claim della campagna promossa dall'assessorato provinciale alle pari opportunità. Un messaggio forte accompagnato da un'immagine emblematica per stimolare la riflessione e la presa di coscienza su quella che nel mondo costituisce la principale causa di invalidità e di morte per le donne. Il carciofo bianco di Pertosa arriva al castello di Kate Middleton. La duchessa sembra ormai propensa a seguire uno stile alimentare sano, equilibrato e biologico, ma soprattutto cilentano per il periodo della sua gravidanza. Ebolis è un successo il secondo congresso cittadino. L'incontro ha inteso riaffermare l'indispensabilità della costruzione del centro-sinistra unito come grande obiettivo di questa forza politica, commentano i rappresentanti del partito. Battipagliese, ingaggiato il centrocampista Viscido. Mi manca solo la partita, ma credo di essere in discrete condizioni e sono a disposizione nel caso in cui il mister lo riterrà opportuno per la gara di Palazzolo, dichiara il giocatore relativamente alla sua condizione fisica. Intervista inventata, l'Agropoli passa alle vie legali. È apparsa su Metropolis un'intervista al presidente dell'Agropoli Cerruti, ma tali dichiarazioni non sono mai state rilasciate visto che il numero uno della società dei delfini è all'estero per lavoro. Serata di beneficenza al Teatro Nuovo con Ciro Girardi, Brista ma Muglierita. Si tratta di un'esilarante commedia che gioca sugli equivoci e sull'intreccio, oltre che sulla brillante interpretazione degli attori. L'appuntamento è per domani alle 21. Per approfondimenti e per le altre notizie consulta le relative sezioni di www.targatosa.it.